In questo video useremo i supereroi dei fumetti per esemplificare che cosa sono come si usano le Strukt in Golang. Innanzitutto diciamo brevemente cosa sono le Strukt. Le Strukt non sono nient'altro che una collezione di fields, di campi, ed esse sono utili per poter raggruppare insieme vari tipi di dato e in questo modo formare dei records. Ora andiamo sul Google Playground, play.golang.org e andiamo a definire la nostra prima struct. Fuori dal main scriviamo type hero struct, aperta la graffa, e andiamo ad inserire un tipo di dato chiamato name di tipo stringa. Ora andiamo a inserirne un altro chiamato alias, anch'esso di tipo stringa. E andiamo a stamparlo. No. Andiamo nel main e creiamo una variabile chiamata hero1h1 uguale a una struttura hero. Ne andiamo a popolare con name Bruce Wayne, virgola, alias Batman, poi andiamo a creare una variabile chiamata H2. Name Tony Stark, alias Iron Man, virgola. Ora possiamo andare a stamparla, quindi facciamo un printf. L'alias di variabile stringa è variabile stringa e qua andiamo a inserire le variabili, quindi h1.name, virgola e h1.alias. Copiamo la nostra stampa. Andiamo a inserire la variabile h2 qui, poi mettiamo una capo che in Golang è /n/n e andiamo a stampare l'alias di Bruce Wayne è Batman, l'alias di Tony Stark è Iron Man. Ora andiamo a inserire una seconda struct dentro la nostra struct principale. Quindi creiamo una struct chiamata skill, type skill struct, e gli andiamo a passare un dato chiamato power in formato stringa. Qua all'interno della struct principale lo richiamiamo con skill e andiamo nella nostra variabile skill, due punti skill, aperte graffe, una virgola dopo la graffa di chiusura, power, due punti, il potere di Bruce Wayne non è nient'altro che un sacco di soldi e un sacco di gadgets. Buon per lui. E anche qui Iron Man, gli andiamo a mettere le sue skill che sono, indovinate un po', un sacco di soldi e una super armatura. Virgola, e anche qua una virgola di chiusura. Ora
Quindi andiamo a stamparlo, FMT, printf. La miglior il punto di forza di variabile stringa sono variabile stringa virgola H1 punto alias e H1 punto skill punto power. Qua andiamo sempre a mettere un a capo, perché andiamo a passargli un'altra stampa relativa. Mettiamo variabile H2, il resto rimane così com'è. Questo possiamo toglierlo, che l'abbiamo già visto prima. Stampiamo errore di sintassi. Qua non abbiamo messo una virgola, ok. Riproviamo. Il punto di forza di Batman sono un sacco di soldi e un sacco di gadgets. Il punto di forza di Iron Man sono un sacco di soldi e una super armatura.